chi ha superato, diciamo, i 30-35, come a me è capitato da pochissimo. Che ridi, scusa. Diciamo. Niente, scusa. Dicevo, chi ha superato i 30 se lo ricorderà. Un tempo c'era il servizio di leva obbligatorio, è finito nel 95, quindi 23 anni fa, e si partiva militare obbligatoriamente, oppure chi non voleva faceva l'obiettore di coscienza e quindi faceva il servizio, prestava servizio civile. Le cose allora sono cambiate, come sapete la leva obbligatoria non esiste più, e il servizio civile esiste ancora, ma è una libera scelta. Ecco, in questo momento ci sono 40.000 giovani che sono impegnati in progetti a favore della comunità, a favore anche nostro. Ne parliamo con Vincenzo Spadafora, buongiorno, ben ritrovato, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con deleghe proprio ai giovani, al servizio civile, alla pari opportunità. E 5 giovani dietro di lui che hanno fatto questa scelta del servizio civile. Le presentiamo velocemente: Sara, Jasmine, Angelo, Silvia e Andrea, fra poco li conosciamo un po' meglio. Però chiedo subito a Vincenzo Spadafora, chi può scegliere questo servizio e cosa deve fare un ragazzo se è interessato a essere un servitore civile? Allora, il nuovo bando intanto scade tra ancora un po' di giorni, il 28 settembre, un bando che consentirà a 53.000, sono di più quest'anno, ancora ragazzi poter essere impegnati in tanti settori, dall'ambiente ai beni culturali, a tematiche riguardo l'assistenza, ma soprattutto credo che la cosa importante sia la possibilità che si dà ai ragazzi di fare un'esperienza che vale per se stessi e per gli altri, cioè per se stessi perché si fa un bel processo di formazione che potrà servire un giorno magari anche per aiutarli a entrare nel mondo del lavoro, e per gli altri perché si svolge un'attività importante per il paese o per altre persone in modo specifico che sono oggetto del progetto. Lei in una sua vita precedente è stato presidente di UNICEF Italia ed è stato a contatto quasi fisico, direi, con questa straordinaria vocazione del nostro paese di aiutare, di dare una mano. A parte il servizio civile, diciamo così, il terzo settore del nostro paese occupa uno spazio molto grande, sono 6 milioni di volontari del nostro paese. Ma che cos'è che dovrebbe spingere un ragazzo, come i 5 che lei ha alle spalle in questo momento, a prestare servizio civile? Perché dovrebbe farlo? Guardi, c'è una voglia che io ho sempre riscontrato, anche nell'esperienza che lei citava prima nella mia vita, dei ragazzi di partecipazione che è straordinaria. Molti di questi progetti vengono realizzati in tanti piccoli e medi comuni italiani, dove diventa veramente per i ragazzi una partecipazione, un'opportunità di partecipazione, di testimonianza. Quindi credo che sia importante che lo Stato dia le condizioni, consenta ai ragazzi di vivere dei bei progetti di vita per se stessi e per gli altri. Questo credo faccia differenza, soprattutto in un momento storico in cui i ragazzi sono sempre poco attenti alle istituzioni, sfiduciati, preoccupati per il loro futuro. Questa è un po' una iniezione di positività per renderli partecipi delle cose del nostro paese. Certo. Questa stessa domanda la rivolgeremo ai ragazzi presenti in studio fra pochissimo, ma prima vi facciamo vedere proprio un piccolo spot che spiega meglio che cos'è il servizio civile. Vediamo. Ciao! Allora, com'è andata? Io ho condiviso ricchezze con tanta gente. Io ho difeso i cittadini da grandi pericoli. Ho collaborato nel mondo con artisti internazionali. Ho guidato un gruppo di esploratori. Io invece ho accompagnato ragazzi coraggiosi in nuove avventure. Guardate ragazzi, ma cosa avete fatto? Andrea, Silvia, Angelo, Jasmine e Sara sono volontari del servizio civile. Diventa volontario anche tu. Informati su scelgoilserviziocivile.gov.it. Allora, chiediamolo subito, lo annunciava già Benedetta, io comincerei con Sara. Questo spot è un bello spot, l'avete realizzato voi, come vi è venuto in mente di farlo proprio così, perché? Allora sì, per noi volontari abbiamo cercato il modo più semplice di rappresentare quello che noi abbiamo fatto durante questo anno di servizio civile. Quindi l'idea è stata principalmente dimostrare 5 progetti che il nostro ente ha. Successivamente, quando poi abbiamo dovuto registrarla per la TV, invece ci hanno chiesto di rappresentare i 5 ambiti, che sono i 5 ambiti principali del servizio civile. Senti Jasmine, tu come sei arrivata innanzitutto a scoprire l'esistenza del servizio civile, ma come poi ti sei voluta mettere a disposizione? Allora, il servizio civile ne sono venuta a conoscenza grazie a una mail, a una newsletter mandatami da un Informa Giovani, che è proprio dove ho prestato poi il mio servizio civile. Adesso si può naturalmente accedere o comunque vedere il servizio civile cosa offre attraverso il sito, che è scelgoserviziocivile.gov.it, e è una bella esperienza assolutamente. Angelo, consigli?
Lo consigli tu il servizio? Assolutamente sì, a tutti i ragazzi. È un treno che passa una volta sola e secondo me è una cosa da fare assolutamente nella vita. E la scadenza è il 28, quindi a tutti i ragazzi. Sì, sì. Io ai miei amici lo consiglio sicuramente, a tutti quelli che ci stanno guardando. Silvia, tu di che cosa ti occupi o ti sei occupata? No, sei attualmente nel servizio civile. Oggi è il nostro ultimo giorno. No, di tutti e cinque. Quindi siamo proprio agli sgoccioli, sì. E di che cosa ti sei occupata? A me è piaciuto molto il servizio civile perché è stato molto dinamico, almeno nel mio caso, nel senso che mi ha permesso di occuparmi di progetti diversi. Quindi ad esempio ho partecipato a un dopo scuola per ragazzi in situazioni di difficoltà, ho fatto dei progetti di prevenzione all'interno delle scuole, ho preso parte a un Informa Giovani, quindi proprio mi sono messa in gioco in diversi luoghi. Sì. Andrea, sei soddisfatto? Io mi sento soddisfatto e allo stesso tempo orgoglioso di aver fatto parte di questa grande famiglia perché mi ha aiutato dal punto di vista umano e professionale, toccando con mano la felicità che è quella di aiutare qualcuno che ne ha bisogno e quindi aiutare la collettività, estraniandomi da me stesso. Eccomi. Quindi mettendo Onorevole Spadafora, qual è l'ambito, a suo giudizio, vista la sua vasta esperienza, in cui il servizio civile può rendere al meglio e avvicina i giovani alla crescita non solo culturale del paese? No, attualmente la maggior parte dei progetti che vengono presentati riguardano l'assistenza, quindi l'assistenza ad altre persone, a persone che ne hanno necessità. Nei nuovi bandi sicuramente cercheremo di individuare anche altre aree di interesse per il paese. Ricordiamo due cose importanti, che alcuni di questi ragazzi vanno anche all'estero a fare, ci sono alcuni progetti che prevedono appunto la possibilità di fare un periodo all'estero, e l'altra cosa è che alcuni dei progetti che partiranno vedranno soprattutto nel primo mese una particolare attenzione, almeno per quelli che riguarda la Liguria, su Genova, per tutto quello che è successo nella città di Genova, e quindi anche in questo caso il servizio civile attraverso i ragazzi sarà presente in alcuni progetti che potranno aiutare questa città. Quindi è un'ottima idea anche per la giornata che dedicheremo ai noi venerdì a Genova. Sì, magari chiederemo consigli proprio anche a voi. Quali sono in chiusura proprio i settori preferiti dai giovani? Ovviamente avete dati alla mano, insomma. Sì, i progetti che vengono presentati riguardano l'assistenza e quindi la maggior parte dei giovani che vanno in questi settori. Credo che noi ne potremo sviluppare altri, soprattutto legati all'ambiente e ai beni culturali in modo particolare, che potrebbero essere nei prossimi anni progetti sempre maggiormente da valorizzare. E allora, grazie a Vincenzo, grazie a voi. Spadafora, grazie. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, grazie a Sara, a Jasmine, ad Angelo, a Silvia e ad Andrea, e complimenti per questo percorso che avete fatto, che si conclude oggi, quindi insomma un po' di amarezza, ma grazie anche a nome di tutta tanta la collettività. Tanta soddisfazione. Direi di sì.